Oggi, 21 gennaio 2016, abbiamo deciso di essere in una delle principali piazze di Padova, come studenti e studentesse, come ricercatrici e ricercatori, come dottorandi e dottorande, e abbiamo deciso di essere in un punto molto preciso di questa città. E allora, siamo sotto la sede centrale dell'Università di Padova, nonché la sede del Rettorato, e siamo qua per denunciare uno dei fatti più gravi avvenuti nelle ultime settimane nello scenario internazionale. Siamo qua per denunciare l'arresto dei 18 docenti avvenuto in Turchia per mano del governo turco, e vogliamo dire nome e cognome del primo ministro, il primo ministro Erdogan, che ha disposto l'arresto di questi 18 docenti che avevano semplicemente compiuto un crimine molto semplice. E allora, questi docenti avevano osato firmare un appello che denunciava le violenze e i crimini che da mesi, da anni vengono perpetrati nei confronti del popolo curdo in lotta per la propria autodeterminazione nei territori che interessano anche la Turchia. E allora è bastato questo semplice gesto, una firma, per far sì che questi fossero considerati terroristi, che fossero considerati conniventi di quella che è, e lo vogliamo dire in modo forte e chiaro, una lotta per l'autodeterminazione di un popolo, per quella che è una lotta per la democrazia, per quello che è una lotta per l'emancipazione di uomini e donne. E allora vogliamo dirlo anche qua a Padova che questa lotta ci appartiene, sta accadendo a pochi chilometri da noi. E allora lo diciamo, siamo complici e solidari con i docenti arrestati, e siamo complici e solidari con una lotta che è la nostra stessa lotta, con tutti coloro che lottano nel mondo. E di conseguenza Erdogan, il gendarme d'Europa, c'è colui che dovrebbe bloccare i flussi dei rifugiati, dei profughi di guerra che provengono dalla Siria, colui che dovrebbe incarcerarli dentro gli hotspot, in un paese dove tuttavia non sussiste lo Stato di diritto. Eppure però, accettando questo tipo di accordo, la Commissione europea è come se accettasse che la Turchia sia uno Stato di diritto. E allora questo non possiamo permetterlo. Come accademici, come accademiche, come studenti, studentesse, dottorandi, ricercatori e ricercatrici, docenti, dobbiamo dire dall'interno delle nostre comunità accademiche che non possiamo accettare che la Turchia sia considerata uno Stato di diritto, anche a seguito di quello che è successo a tutti quegli accademici che hanno subito un'indagine o che sono stati arrestati semplicemente per aver preso una posizione, semplicemente per aver esercitato il loro diritto di parola, il loro diritto di critica, in quanto pensatori e pensatrici che dovrebbero appunto sempre mettere di fronte al potere tutte le critiche e tutti gli ostacoli per poter avere un pensiero migliore rispetto alla società. Questo tipo di diritto, questo tipo di funzione alle accademiche, agli accademici turchi è stato impedito, ed è stato impedito con la forza della polizia, è stato impedito con la forza dello Stato. Oggi a Padova, così come a Venezia, a Trento, a Napoli, a Roma e Milano, tutte le comunità accademiche, tanti studenti, tanti dottorandi, tanti ricercatori, stanno chiedendo ai propri rettori di prendere posizione. Stanno chiedendo che appunto dai luoghi della nostra università, che abbiamo visto non essere così lontana dalle università turche, si inizi a dire che non vogliamo più vedere un massacro contro il popolo curdo, si inizia a dire che il diritto di critica deve rimanere sacrosanto soprattutto per lo sviluppo di un sapere libero all'interno delle nostre università. Un appello firmato dai docenti che sono stati arrestati in Turchia per la loro presa di posizione. Chiediamo che il rettore si esprima. Abbiamo anche visto che sul sito del BOC comunque la notizia era passata, quella dell'arresto di questi 12 accademici turchi che sono stati arrestati per aver firmato questo appello che chiede praticamente la sospensione dello Stato criminale terrorista di Erdogan. Se volete, io posso prenderlo in consegna e glielo porto. Non c'è qualcuno dell'università? Il rettore si trova a Roma. È una segretaria, qualcuno con cui noi possiamo interfacciarci qua dell'università? Se si può lasciare alla segretaria, sì, qualcuno che comunque domani sa. Perfetto. Vorremmo avere.